Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va, ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione un po' particolare che riguarda, come al solito, la situazione relativa ovviamente ad Allegri. Perché? Nervi tesi in dirigenza, nervi tesi alla Juve, nervi tesi per tutti. Io credo che si è arrivato ad un punto in cui la stagione debba finire, cioè personalmente bisogna ripartire da zero. Punto. Vi racconto una cosa, vi racconto. Aspetta, vi racconto una cosa veramente importante che ultimamente Giuntoli sta osservando e di cui non è contento. Quindi ne parliamo fra poco, riguarda lo spogliatoio, riguarda i ragazzi, quindi non molto in più, non in generale, riguarda un discorso generico, fra pochi ragazzi, secondi, noi torniamo a parlare. Che dovete fare però voi? Cosa siete chiamati a fare? Tre cose molto semplici: l'iscrizione, il solito like, la solita campanellina, sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche, non vi arrivano praticamente mai video e quindi sono problemi, perché poi non li potete vedere, perché non vi dicono tesori miei, tu non hai attivato niente, io non ti faccio vedere le cose. Quindi mi raccomando, se ti va, puoi ovviamente anche seguirmi all'interno dei vari social. Allora, Giuntoli sarà chiamato a ricostruire la Juve, perché lui lo sa e lo ha già sostenuto negli incontri e nei colloqui. La Juve è una squadra profondamente sbagliata, che ovviamente lui non vede al momento come, diciamo, idonea ad un nuovo allenatore. Voi sapete che si cambia tutto, si vanda via quello che per molti è il male assoluto del calcio internazionale e si porta un nuovo allenatore con delle idee nuove, fresche, innovative. Ma tu puoi portare qui chiunque, devi anche andare a modificare la rosa, che è quello che farà Giuntoli, che però giustamente sostiene che ci siano dei problemi, secondo me, abbastanza gravi all'interno della rosa stessa. Cioè, la rosa della Juventus è una rosa che quest'anno è stata etichettata dalla dirigenza come da quarto posto. Se voi andate a leggere i documenti che la Juve ha rilasciato all'interno delle fasi della stagione, e quindi documenti che tra l'altro giravano su Twitter fino a qualche settimana fa, io dovrei averli in galleria, se li riesco a trovare. Vabbè, adesso forse è inadeguato, però appena li riesco a trovare poi ve li posto su Instagram oppure li metto su qualche altro social, eccetera eccetera. C'erano dei documenti che riguardavano proprio gli obiettivi stagionali ed era firmato da Elkan e dal resto dei dirigenti, e gli obiettivi stagionali erano appunto l'arrivo tra le prime quattro, quindi arrivare necessariamente in Champions League, e l'arrivo ovviamente il più lontano possibile nelle competizioni parallele. Noi giochiamo una competizione sola, giochiamo campionato e poi giochiamo la coppa, ma voglio dire, in questo caso si faceva riferimento alle competizioni che tu giocavi il più possibile lontano. Quindi queste erano le disposizioni. Quindi neanche la società credeva che questa squadra potesse tecnicamente vincere lo scudetto, che era quello che io stavo cercando di spiegare praticamente da inizio stagione. Quando molte persone mi dicevano: ma perché tu ogni volta nei video che fai ne dici la Juve non è da scudetto? Eppure la Juve è prima, nel senso sta lì, prima, seconda con l'Inter, come mai non è da scudetto? Perché io sapevo e comunque ero convinto che la Juve si sarebbe afflosciata, cioè avrebbe crollato per un motivo o per un altro, adesso non mi interessa. Fatto sta che è crollata come era lecito aspettarsi. Quindi Giuntoli avrà veramente un gran da fare. Un gran da fare, un grandissimo, da grandissimo da fare, bra. Perché ora che gli obiettivi sono cambiati, perché adesso gli obiettivi cambieranno, perché arriverà un nuovo allenatore e gli verrà chiesto una cosa completamente differente, visto il clima che si è instaurato quest'anno, allora Giuntoli ci avrà un sacco di cose da fare. Dovrà rafforzare la squadra ponendo nella rosa giocatori sia giovani, quindi gente giovane su cui tu ci puoi contare, giovincelli freschi, gente che tu puoi dire: oh cavolo, che fenomeno un giocatore, sia giocatori pronti, perché vedo che molta gente per quanto riguarda i giocatori pronti ha delle perplessità. Ok, io non so da dove derivi questa tendenza di una buona parte del tifo, non dico tutto perché non è così, di un 30%, una buona parte, una piccola parte, ecco, del tifo
che crede che i giocatori arrivati a 28, 29 anni, 27 anni siano da buttare via. Arrivati a 27 anni i giocatori sono decrepiti, c'è vuol centro anziani praticamente per molti. Quindi è una cosa che io non riesco a capire da dove derivi. Forse da un uso eccessivo delle app di statistica. Oggi viviamo in un mondo calcistico in cui si dà più importanza ai tiri in porta che al risultato. Cioè io vinco 2-0 con due tiri in porta, arriva lo scienziato di turno che mi dice: che schifo, giochi male perché tu hai fatto solo due tiri in porta. Ma che cavolo se ne frega se vinco 2-0? Posso vincere pure 1-0 con un tiro in porta, tu ne fai 20. Alla fine del risultato, tu ne hai fatti 20, hai fatto 0 gol, ne ho fatto uno, ho fatto un gol. Mentalità per vincere trofei ad oltranza. Ma dovrai prendere anche giocatori pronti. Dovrai prendere anche giocatori pronti, perché dal momento in cui tu non arriverai a prendere solo giovanotti, poi non puoi chiedere al prossimo allenatore lo scudetto. Te lo ripeto un'altra volta, perché voglio che questa cosa sia chiara. Qua nessuno ce l'ha con i giovani, perché sono giovane pure io non ho 80 anni. So perfettamente cosa vuol dire dare opportunità ai giovani. E sono uno di quelli che ti dice che la Juve, i giovani che ha, li deve tenere. Ma non ci dobbiamo comportare come se... Non ci dobbiamo comportare come se i giovani all'interno della Juve fossero tutti intoccabili. Di intoccabili ce ne sono 3-4. Punto, non di più. Per il resto, vediamo se andranno via, se verranno prestati. È inutile voler vincere il campionato e voler avere un'età media di 18 anni in campo. Nessuno in tutto il calcio è riuscito a fare una cosa del genere. Bisogna prendere giocatori giovani e giocatori esperti, entrambi. Dal momento in cui riuscirai a creare una rosa di livello con queste cose qua, allora ti dirò, ragazzi, possiamo andare a vincere lo scudetto. Fino a quel momento ti dico: a prescindere da chi c'è, non siamo da scudetto. Non siamo da scudetto. Parole mie dal giorno 1 di questa stagione, quando ho visto che non c'era neanche la voglia di andare a comprare gente di livello. Purtroppo è così. I trofei li vinci con i grandi giocatori, non li vinci con gli schemini. Gli schemini servono per l'estetica. Gli schemini. I grandi giocatori vincono. E quelli che fanno gli schemini stanno dall'altra parte. Poi ci sono i grandi allenatori che fanno gli schemini, che sono allenatori che però sono intelligenti perché, capite? E mi taccio. Quindi, prima cosa, il nuovo allenatore deve essere trattato bene. Cioè, non cominciamo a creare, perché poi se l'allenatore arriva e ha una rosa inadeguata, non possiamo più fare come quest'anno, che tutto quello che succede lo facciamo finta di... Dobbiamo andare a valutare oggettivamente le cose. Quindi Giuntoli deve comprare giocatori giovani per il futuro, giocatori forti che possano essere il futuro e giocatori pronti, perché se tu vuoi vincere adesso e vuoi tornare a vincere adesso, tu non te puoi affidare ai ventenni, a meno che i ventenni non sono fenomeni clamorosi del calcio. Abbiamo qualche fenomeno clamoroso del calcio? Noi uno ne abbiamo, è ancora giovanissimo. Quindi bisogna ancora farlo crescere e c'è bisogno di tempo. Ma attualmente abbiamo giovani di 19-20 anni capaci di fare 20-30 gol a stagione? Domanda. Se la risposta è no, vuol dire che ti devi andare a prendere i giocatori pronti. Molto semplice. La risposta più semplice, a meno che tu non abbiamo da qualche parte qualche giocatore, un centravanti, un centrocampista di 18 anni, 19 anni, che sia capace di giocare 40 partite all'anno e farmi 20 gol. A meno che non lo abbiamo, non uno, ma almeno 3-4, io non posso decidere di abbandonare i giocatori pronti. Capite qual è il discorso? Ti ripeto, vuoi vincere ora, ti servono i giocatori pronti. Vuoi vincere dopo, ti servono i giovani. Siccome vogliamo fare entrambe le cose, uniamo giocatori giovani e giocatori... E vedete come vinci. Vedete come vinci. Comincia a eliminare un sacco di giocatori che non servono a niente dentro la rosa, che ce ne stanno una marea. Ci sono metà della rosa praticamente va presa e va bocciata per come stanno le cose. Comincia a preparare un bel mercato come si deve. Comincia a prendere giocatori di livello assoluto da Juve, gente che arriva qua e sa quello che deve fare, non gente che gli dobbiamo dire pure come muoversi in campo, gli dobbiamo dire anche quello che come deve respirare. Dobbiamo dirgli anche devi prendere gente all'altezza. Capite qual è il discorso? Se non prendi gente all'altezza, mi dispiace, ma probabilmente le cose andranno male. Quindi mi raccomando, a prescindere da chi sarà l'allenatore, lo ripeto, a prescindere da chi sarà l'allenatore, non facciamo delle cavolate, non facciamo inesattezze,
Va bene, ragazzi, voglio conoscere un pochino voi, che cosa ne pensate, il vostro personale parere, la vostra personale opinione, il vostro personale modo di fare. Fatemi sapere un pochino voi che ne pensate.